Equilibrio che non deve portare ad una rigidità. Quando parliamo di catene miofasciali, parliamo anche di aspetti psicocomportamentali. In che senso? Nel senso che esistono fondamentalmente cinque catene miofasciali. Ogni autore dà un nome particolare in base alla distribuzione sul corpo, in base all'azione che fa la catena miofasciale. Quindi c'è chi chiama catene di flessione, di chiusura, di estensione, catene crociate, viscerale, bla 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 bla. Poco cambia, nel senso che la distribuzione delle catene miofasciali è quella. E hanno delle azioni precise. Queste azioni possono comportare dei cambiamenti a livello strutturale, quindi possono andare a generare dei cambiamenti a livello del fisico. Ad esempio, una curiosità che chiedo io a voi, perché oggi ero a tenere una lezione ed è venuto fuori che ancora c'era un certo tipo di pensiero. Secondo voi, il bacino di una donna è diverso dal bacino di un uomo? Chi vuole rispondere? A C'è qualcuno? livello strutturale, a livello di ossa. Ma io penso che una diversità c'è, che è perché la donna è comunque geneticamente predisposta alla gestazione e al parto. Quindi Quindi la conseguenza sarebbe che il bacino è più largo. No, il bacino non è più largo, è più stretto, quello dipende dalla conformazione singola della persona, però è predisposto ad allargarsi e a ritornare poi nella posizione anteparto, una volta Diciamo che nel finito. momento in cui la donna è incinta, vengono sviluppate delle sostanze a livello ormonale che vanno a rendere più lassi i legamenti e quindi vanno a poter generare maggior movimento nella pinza sacroiliaca in modo da permettere l'espulsione del feto. Però a parte questo periodo della gravidanza, normalmente se noi prendiamo dei cadaveri, ok? E guardiamo il loro bacino. Possiamo dire questo era il bacino di una donna, questo era il bacino di un uomo? Sì. Sì, io Sì, la credo proprio di sì. risposta. Sì, 50-50, Se non erro, da uno studio fatto in anatomia, proprio da anatomopatologi, c'è una distinzione netta fra un bacino di una donna e un bacino di un uomo. Adesso nello specifico io non ti so spiegare, però so che l'anatomopatologo quando se, diciamo, va a sezionare uno scheletro riesce a capire se un bacino appartiene ad una donna o apparteneva ad un uomo. se la donna non ha mai partorito, non si può capire dalle ossa del bacino. Nel senso che c'era un vecchio pensiero, ed oggi ero ad insegnare a dei fisioterapisti, che sono all'università ancora loro, e pensavano appunto che il bacino della donna avesse una conformazione diversa, leggermente più aperta rispetto a quella dell'uomo, per contenere il feto. Ed è una concezione che fino a un po' di tempo fa c'era, ancora a quanto pare c'è. La forma del bacino non è data dal sesso maschile o femminile. In quello cambia quello che diceva prima Michela. Ok, che diceva Michela, nel senso che nel momento del parto la donna, l'organismo della donna va a produrre delle sostanze a livello ormonali che rendono i legamenti più lassi. La forma del bacino è data dai muscoli. Ad esempio, ci sono dei muscoli che appartengono alla catena anterolaterale,
ovvero la catena di introversione, la catena delle persone timide, la catena delle persone riservate, metodiche, precise, puntuali, che a questa catena appartiene il piccolo gluteo. Piccolo gluteo che si inserisce dall'ale iliaca al femore e ha un punto fisso sul femore. Avendo un punto fisso sul femore, può allargare l'ale iliaca, indipendentemente se siamo maschi o femmine. Non cambia assolutamente nulla. Anche la larghezza degli ischi è determinata dalle catene miofasciali, non più dalla catena di introversione, ma dalla catena, quella generalmente definita più dell'estroversione, la catena postero-laterale, alla quale appartiene il quadrato del femore. Il quadrato del femore ha due compiti: uno, quello di portare in rotazione esterna il femore, un altro è quello di impedire al perineo di stringere troppo gli ischi. Quindi un'azione equilibrata del quadrato del femore con il perineo mantiene la larghezza corretta. Questo è per dirvi che le catene miofasciali vanno a determinare la forma che ha il nostro corpo. Vi dirò di più. Gli antropologi hanno visto che la forma delle ossa degli uomini che vivevano migliaia di anni fa è diversa rispetto alla forma delle ossa dei nostri giorni. Di diverso che le ossa degli uomini primitivi sono molto più in torsione rispetto alle ossa che possiamo trovare oggi in giro sulle radiografie. Per quale motivo? Perché in base all'azione muscolare che noi svolgiamo, il muscolo che si sviluppa intorno all'osso genera un osso con maggiore o minore torsione. Le ossa hanno una torsione fisiologica di loro. Però più noi siamo abituati a fare dei lavori pesanti, quindi anni e anni fa mancavano tutte le comodità che abbiamo al giorno d'oggi, e quindi il muscolo doveva essere impegnato molto di più. Questo muscolo che veniva impegnato molto di più andava a portare l'osso più in torsione. Un osso più in torsione è un osso più forte, un osso più compatto ed è più forte. Al giorno d'oggi abbiamo delle ossa più deboli e meno in torsione. Le catene miofasciali, tutti quanti abbiamo queste 5 catene miofasciali, non c'è uno che ha una catena e uno che ne ha due e uno che no e uno che sì. Abbiamo tutte le catene miofasciali e devono essere in equilibrio tra di loro. C'è una definisce le catene miofasciali come, conoscete un pochino di medicina tradizionale cinese? Dai, qualcuno tra di noi sì, sicuro, okay. Dai. Allora, nella medicina tradizionale cinese c'è un simbolo che è la stella a 5 punte, ok? Con la punta rivolta in alto. Ad ogni punta corrisponde un elemento, un tipo di personalità, un colore, un organo, tante cose. Ad ogni punta possiamo inserire anche una catena miofasciale precisa. Cosa vuol dire? Vuol dire che le 5 catene miofasciali tra di loro devono essere in equilibrio. Se non sono in equilibrio, vanno a generare nel corpo dei problemi, quelli che magari in osteopatia si chiamano disfunzioni. E la disfunzione è un qualcosa che poi può generare dei compensi, può generare del dolore.
Però abbiamo detto che ogni catena miofasciale corrisponde ad una personalità diversa. E se corrisponde ad una personalità diversa, ha delle caratteristiche diverse. E se ha delle caratteristiche diverse, gradisce dei trattamenti diversi in base alla tipologia di persona. Giuseppe, sì. Ci dirai quali sono queste tipologie? Riuscirai a dirci? Vi dico i nomi, vi dico più o meno la disposizione, vi dico quali sono i trattamenti migliori per queste catene qua. Perfetto. Allora, le cinque catene ve le chiamo come le chiamo io, così, perché vi ho detto che ogni autore ha la propria definizione di catena. Abbiamo la catena AL, antero-laterale, catena PL, postero-laterale, catena AM, antero-mediana, PM, postero-mediana, e una catena che è doppia, PA-AP. Giustamente hanno il nome in base alla disposizione che hanno lungo il corpo, quindi la L si troverà, la maggior parte dei muscoli saranno davanti e laterale, PL dietro, postero, laterale, la catena M anteromediana, avanti e centrale, PM posteromediana, dietro e centrale, la catena PAP è una catena particolare, è una catena respiratoria dell'alternanza, quindi ha dei muscoli che vanno lungo tutto il corpo passando dall'avanti al dietro e regola quello che è un attimino il ritmo respiratorio, e la AP regola le masse. Cosa sono le masse? Noi nel corpo abbiamo delle scatole che devono proteggere alcune cose, e delle leve. Queste leve sono le intermasse, che devono regolare le masse nel momento in cui queste cambiano posizione. E può capitare che cambiano posizione. Le masse che noi abbiamo sono la massa cranica, la massa del torace e la massa pelvica. Tra queste tre masse ci sono delle leve che devono regolare e mantenere in equilibrio queste tre masse. Quindi la cervicale, la lombare e gli arti inferiori. Cosa vuol dire che devono essere in equilibrio e che intervengono dei muscoli? Avete mai visto qualcuno frontale che è storto, che ha il bacino spostato di lato? Se l'avete visto, quella è la massa del bacino che viene, in gergo si chiama uno shift laterale. Quindi vuol dire che il bacino è un pochino spostato di lato. In quel momento ci sono dei muscoli della catena PA-AP che intervengono per cercare di recuperare quello spostamento della massa. Come ad esempio, questa è un'immagine di profilo, può capitare a volte che la massa del bacino si sposti in avanti. Non so se vi è mai capitato, mi metto in piedi, non so se mi vedete. Se vi è mai capitato di vedere delle persone che a livello del bacino sono così, non sono qua, ma sono leggermente proiettate col bacino in avanti.
non so se si è visto, quelle persone là vanno a generare delle tensioni in alcuni muscoli. Quindi cosa succede? Interverrà un muscolo della PAP che cercherà di riportare la massa pelvica indietro. Secondo voi, qual è un muscolo che potrebbe riportare la massa pelvica indietro? Se, qual è un muscolo che... fa questo andamento qua? Questo è il bacino. Il bacino si sposta in avanti. Qua, davanti al bacino, abbiamo un muscolo che parte dalla colonna lombare e arriva al femore, che si trova proprio qua davanti. Quindi, quando il bacino cerca di andare in avanti, questo muscolo cerca di portarlo di nuovo indietro. Secondo voi che muscolo è? Alessio? No. È lo psoas. Bravo Alessandro. Quindi lo psoas, quando tante volte lo troviamo teso, tante persone cosa fanno? Cominciano a massaggiarlo, cominciano a strecciarlo, cominciano a fare un sacco di trattamenti diversi in base alle proprie caratteristiche. Però lo psoas in quel caso là è teso, è contratto perché sta andando a proteggere una determinata situazione che per l'organismo è disturbante. Quindi, piuttosto che andare a lavorare sullo psoas per togliere la sua tensione, bisognerebbe ragionare su che cosa ha portato la massa pelvica in avanti. E in genere, quelli, i muscoli che portano la massa pelvica in avanti sono i muscoli della PL. I muscoli della PL portano il femore in estensione, ma se noi siamo in piedi e la massa pelvica in avanti, il nostro femore com'è? Neutro in estensione o in flessione? Non ho capito, aspetta, ripeti. Se noi siamo in piedi e il bacino si sposta in avanti, come vi ho fatto vedere prima, rispetto a questo bacino in avanti, il femore sarà in estensione, neutro o in flessione? Ma in flessione. In flessione. Mettiti in piedi un attimo. Stai ferma con i piedi a terra. Sì. Ok, e porta il bacino tutto quanto in avanti. Il tuo femore è in flessione o in estensione? Mi viene da piegare le ginocchia. No, stai ferma. Se tu sei ferma. No, è in in tensione, sì. In estensione? Sì. Ok. Se il bacino va in avanti, il femore è in un'estensione relativa, quindi bisognerà andare a lavorare su quei muscoli della PL che generano un'estensione e quindi a livello del femore, quindi spingono il bacino in avanti. Questo è uno degli esempi in cui intervengono i muscoli della PAP per andare a regolare le masse. Un altro esempio potrebbe essere, ancora ho le decorazioni di Natale. Sono carine, dai, ce le hai ancora lì. Allora, Se parlo di nutazione e contronutazione, ci siamo? Io no. No. Allora, diciamo che il bacino può fare dei movimenti globali, nella sua globalità, no? Questi movimenti nella sua globalità vengono chiamati di
antebascula, retrobascula, vengono chiamati di anteposizione, retroposizione, se si muove tutto quanto nella sua globalità, quindi ossa iliache più l'osso sacro. Esistono anche dei micro, parliamo di micro movimenti, tra l'osso iliaco e l'osso sacro. Cosa vuol dire? Che se teniamo fermo l'osso iliaco e muoviamo solo l'osso sacro, un movimento che va in avanti dell'osso sacro si chiama movimento di nutazione, un movimento che porta l'osso sacro in questa posizione, in chiusura, è un movimento di contronutazione. Viceversa, l'osso iliaco che va in questa posizione indietro è una nutazione, l'osso iliaco che va in avanti è una contronutazione. Questo per dirvi cosa? La catena posterolaterale va a generare a livello dell'area iliaca una nutazione. Quindi cosa succede? L'osso iliaco genera, fa questo movimento. Lo vedete bene? Se fa questo movimento, ci saranno i legamenti sacroiliaci che si trovano qua dove c'è la penna. La vedete? Si vede? Sì, sì. Ok. Se il bacino, se l'osso iliaco va indietro, questi legamenti qua vengono distesi troppo. Quindi cosa succede? Andranno in sofferenza. Il legamento non vuole essere disteso troppo. Quindi interverranno dei muscoli che hanno la stessa direzione delle fibre dei legamenti ilio-lombari, si attivano in modo da cercare di o riportare l'osso verso la posizione ideale o cercano di spostare la colonna. Questi muscoli sono il quadrato dei lombi. Io penso che tanti di voi, lavorando con delle persone, con dei pazienti, trovano spesso il quadrato dei lombi teso, come anche lo psoas spesso è teso. Ma in verità lo psoas e il quadrato dei lombi stanno cercando di andare a proteggere il bacino, la massa pelvica. Quindi anche in questo caso, prima di andare a lavorare il quadrato dei lombi, sarebbe interessante andare ad analizzare quello che succede. Il quadrato dei lombi, lo psoas e altri muscoli che hanno la stessa direzione di alcuni legamenti e si attivano per proteggerli, si chiamano legamenti attivi. Queste catene miofasciali, come fanno ad attivarsi le catene miofasciali? Le catene miofasciali si attivano per una pulsione psicocomportamentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che i sentimenti che noi proviamo, le emozioni che noi proviamo, attivano dei muscoli. Quando noi abbiamo paura, attiviamo dei muscoli. Quando noi siamo contenti, attiviamo dei muscoli. Quando noi abbiamo delle angosce, attiviamo dei muscoli. Questi muscoli possono produrre, a livello del corpo, un disequilibrio. Ora, quando quell'attitudine psicocomportamentale è una cosa momentanea, una cosa passeggera, crea un disequilibrio che viene recuperato subito. E quindi, alla fine, una delle definizioni di equilibrio è che l'equilibrio è il recupero di tanti piccoli disequilibri. Cosa succede in un determinato momento? Può capitare che queste catene miofasciali, dal punto di vista dell'aspetto psicocomportamentale, cominciano a irrigidirsi nel loro aspetto appunto psicocomportamentale. Vi faccio un esempio. La catena anteromediana è la catena dell'affetto, della protezione, di dare e ricevere amore.
Ognuno di noi viene al mondo con una certa predisposizione. Cosa vuol dire? Ci sono delle persone che vengono al mondo con un bisogno più spiccato di dare e ricevere amore. Ci sono persone che vengono al mondo con un bisogno più spiccato di azione. Altre che hanno più degli ideali piuttosto che un'azione o bisogno di affetto. Ora, qualsiasi sia il nostro bagaglio iniziale, non è detto che questo terreno che noi abbiamo alla nascita venga alimentato con quello che noi vogliamo. Facciamo finta, un bambino che nasce in AM come sua predisposizione naturale, quindi ha come catena miofasciale, quindi dal punto di vista psicocomportamentale, un bisogno forte di dare e ricevere affetto. Però cresce in un ambiente familiare dove questo non avviene, perché magari cresce in una famiglia dove l'affetto è un po' lasciato al caso così, dove magari sia il padre che la madre sono PM. Le persone PM non sono tanto per dare e ricevere amore, non sono tanto per le coccole, sono per l'azione, lavorare, 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 rendersi utili e via dicendo. Quindi questo bambino crescerà con un vuoto dentro, con una sensazione di angoscia che attiverà dei muscoli. Generalmente questi muscoli sono più anteriori, sono dei muscoli che si trovano a livello del plesso solare. Ora, se io attivo in permanenza questi muscoli, succede, non so se mi vedete, mi metto un po' più lontano, succede questo, una flessione del tronco che mi sbilancia indietro. Se mi sbilancio indietro e io voglio provare a recuperare per andare in avanti, ma questa tensione è una tensione che io ho in permanenza e non mi consente di fare un disequilibrio e un recupero, un disequilibrio e un recupero, cosa succede? Il mio corpo sarà in permanenza sbilanciato indietro. Però non posso stare così, cado indietro se non c'è qualcosa che mi aiuta. Quindi dei muscoli anteriori della catena AM saranno contratti, saranno attivati sempre per cercare di evitare di far cadere la persona indietro. Quindi non riusciranno a recuperare e quindi manterranno la posizione, la persona in questa postura. Quindi avranno un tono aumentato e col passare del tempo la componente viscoelastica del muscolo si modifica, quindi diventa più rigido. Tutte le catene miofasciali hanno una cosa che si chiama perno primario. Il perno primario è il primo luogo nel corpo dove si manifesta la pulsione psicocomportamentale. Vi ho fatto l'esempio prima della catena anteromediana, dove la pulsione psicocomportamentale si sviluppa in primo luogo a livello dell'addome. Quindi da là poi si generano tensioni in diversi posti. Quindi se devo andare a trattare qualcuno per un dolore, facciamo finta alla cervicale, ma il suo problema, ma la sua catena dominante in quel momento è una catena anteromediana AM che abbiamo visto ora, secondo voi il trattamento da dove comincia? Dalla cervicale? Avanti? Dietro? Dalla bocca? Dal diaframma? Dal diaframma, comunque dal plesso solare, dal retto dell'addome, perché in quel momento è quel muscolo che sta generando uno squilibrio in generale.
Il diaframma sarà sicuramente interessato in quel momento, ma non sarà tanto lui a generare la tensione in quel momento. Lui sarà uno di quelli che sarà una vittima e quindi poi contribuirà dopo a generare altri compensi, perché in una catena AM, dove troviamo questa situazione, il diaframma non può lavorare bene e quindi andrà a generare a sua volta altri compensi. Il diaframma in sé per sé è più collegato alla catena PAP, che, come vi dicevo, è la catena respiratoria e deve dare un equilibrio al corpo anche durante la fase di respirazione. Ora, durante la fase inspiratoria, fisiologicamente dovremmo avere una delordosi, ovvero una riduzione delle lordosi, sia dal punto di dal tratto cervicale che lombare. Nel tratto cervicale, se volete, lo possiamo sperimentare subito. Quando parlo di lordosi ci siamo, sì. Ok, quindi se voi vi mettete seduti, ok, non curvi ma abbastanza normali, dritti, e vi chiedo di prendere un bel respiro profondo, bello profondo, bello profondo, e poi quando arrivate al massimo cercate di prenderne ancora un po' di più, ancora un po' di più e ancora un po' di più. Al collo sentite che si aumenta la lordosi oppure la lordosi tende a diminuire? Diminuisce. Michela, dimmi, io ti ho visto come lo facevi. Aumenta. Per aumentare l'estensione della cassa toracica, la testa va all'indietro. Michela, tu sei una PM probabilmente. Cioè? Hai una catena miofasciale postero-mediana, sì, che è in tensione. E quindi la tua catena postero-mediana, che si attacca ai suboccipitali, tende a fare questo movimento qua. Tu guardavi in alto. La gabbia, sì, toracica, se tu guardi avanti, o se tu guardi in alto così, non si modifica più di tanto. Ah, okay? Ok. Però di attitudine tua, come predisposizione tua, sei andata a guardare in alto, ok? Sì. Perché probabilmente in te domina un pochettino di più la catena miofasciale postero-mediana. Quindi, ora non lo so, ho visto solo un piccolo particolare, quindi non lo so. Le persone che hanno questa catena miofasciale un pochettino più rigida generalmente hanno, possono avere dei mal di testa frequenti, soprattutto frontali e non tanto quelli laterali, possono avere dei problemi tipo sinusite, sono delle persone che quando sapete che ci sono dei soggetti che si dividono in più persone visive, uditive, cinestetiche, ok? I PM in genere sono più visivi, hanno bisogno di questo senso. Sono delle persone che, dipende dal livello di degrado della catena, hanno il ginocchio che è un pochettino in recurvatum, che è un pochettino in estensione, le dita dei piedi a martello, quindi... ci sono un pochino di segni che possono andare a dirci se effettivamente questa catena è molto rigida in tutto il corpo oppure no. Però probabilmente a livello della cervicale qualcosina ce l'hai. Ma io in realtà adesso ho un'infiammazione bestiale alla lombare, sono sotto antinfiammatorio. Alla lombare la catena PM fa un'altra cosa. La catena PM a livello della colonna lombare, se, dando per scontato che sei in APM, non lo so ancora, ho visto solo come mettevi la testa quando respiravi, però la catena PM cosa fa? La catena PM si occupa di tenere l'osso sacro incastrato tra le iliache,
Può capitare che l'APM, quando non è buona, quindi non è fisiologica, fa sì che l'osso sacro va tanto in nutazione e quindi si genera una colonna lombare dritta, senza una curva accentuata, però con l'osso sacro in questo modo, ok? Quindi generalmente sono quelli che possiamo vedere, e non so se sei tu, con il sedere, avete presente quelli che sono un po' così col sedere, ok? Che però non hanno una grossa lordosi lombare, quindi hanno il sedere un po' che sporge in alto, quindi non so come definirlo, bombato. In gergo si dice che c'è una rottura lombosacrale e quindi c'è questo meccanismo qua. Però cosa succede? Nel momento in cui noi abbiamo una catena predominante, le altre catene non stanno a guardare, possono reagire, quindi ci saranno magari delle catene che reagiscono per cercare di recuperare quella tensione generata dalla catena principale. Quindi l'obiettivo qual è? È capire quale delle cinque catene ha cominciato a rompere le scatole, calmarla e riequilibrare le altre, in modo da l'obiettivo finale è quello di andare a riequilibrare tutte e cinque le catene tra di loro. Quindi, ad esempio, se ho una... Allora, faccio un passo indietro. Il bacino non è simmetrico. Abbiamo una leggera asimmetria che è fisiologica. Quindi l'ala iliaca di sinistra è fisiologicamente leggermente più in nutazione. L'ala iliaca di destra è fisiologicamente leggermente più in contronutazione. Quindi sinistra in nutazione, destra in contronutazione. Però non devono esagerare. In mezzo c'è l'osso sacro che mantiene questo equilibrio. Se l'osso sacro, si dice, si disincastra, si sposta in nutazione da una PM non buona, questo schema fisiologico può aumentare e andare a generare ancora più tensione. Quindi quella lombalgia potrebbe essere data, per esempio, come abbiamo detto prima, da un legamento iliolombare che è messo in tensione. Ma per quale motivo è messo in tensione? Perché l'osso sacro si è disincastrato e ha liberato le ossa iliache. Quindi in quel momento cosa dobbiamo fare? Andare a lavorare sulla catena PM, calmare la catena PM e successivamente lavorare sull'APL. Mentre prima, nell'esempio di prima, avevo detto bisogna lavorare nell'APL. Questo per dirvi cosa? Il trattamento non è sempre uguale. Se io ho una lombalgia, devo capire per quale motivo ho quella lombalgia, quale catena miofasciale ha iniziato a generare una destrutturazione e a creare dei compensi. E dopo aver trattato in prima battuta quella catena, andare a riequilibrare le altre. Quindi, a parte questo tipo di meccanismo di ragionamento biomeccanico, che è quello che si dovrebbe fare, poi c'è anche la manualità e le tecniche che entrano di più in risonanza con una catena miofasciale rispetto con un'altra. Ora, esempio, catena PM. Catena PM sono quelle persone che possiamo definire che vivono al di fuori del proprio corpo, decorporalizzate. Cosa vuol dire? Sono quelle persone che si ammazzano di sport perché facendo sport sentono fatica, sentono dolore e riescono a percepire il loro corpo. Se non fanno queste attività, non riescono a percepire il proprio corpo. Quindi
fanno queste attività, sentono dolore, sentono fatica, sentono che hanno un corpo. Quindi il trattamento, secondo voi, di queste persone dal punto di vista psicocomportamentale PM sarà un trattamento che loro gradiscono leggero o un po' più pesante? Pesante. Pesante. Hanno bisogno di sentire che li state trattando. Se voi fate un trattamento cranio-sacrale ad un paziente PM, si gira verso di voi e vi dice: oh, ma che mi stai facendo? Quando è che cominciamo? Se invece voi fate un trattamento cranio-sacrale ad un paziente PAP, vi amerà per tutta la vita. Okay? Se voi fate dei trattamenti con... non so se voi usate qualche macchinario. No, non possiamo. Ok, allora, ad esempio, chi usa i macchinari con il paziente PM va bene, perché il PM è più portato verso la scienza, la conoscenza, quindi tutte queste cose un po' tecnologiche le ama. Invece cose calde, fiori caldi, pietre calde, avvolgenti, vanno benissimo con i pazienti AM. Pazienti AM vanno matti per queste cose. Le percussioni, quando si fanno delle percussioni, vanno a diminuire tantissimo il tono della PM, ok? Quindi ci sono delle tecniche che vanno bene per alcuni pazienti, per altri non è che non generano l'effetto, l'effetto lo generano uguale, nel senso che se io faccio una cosa che dal punto di vista neurofisiologico ha un effetto, ce l'ha con tutti, solo che con qualcuno entra in risonanza, con qualcun altro no. Se con qualcuno non entra in risonanza, il suo corpo si comincerà a irrigidire perché non gli piace, avrà meno effetto, ok? Quindi questo è il senso di fare un trattamento piuttosto che un altro. Come, ad esempio, quando andiamo a massaggiare, ad esempio, alcuni muscoli, i muscoli lavorano per punti fissi. Cosa vuol dire per punti fissi? Per punto fisso vuol dire che il bicipite ha un punto fisso qui in alto, quindi deve trazionare in alto per andare a generare in modo corretto la propria funzione. Quindi se lo massaggio, cercherò di massaggiarlo verso l'alto, perché così in questo modo sto andando a dare una corretta riprogrammazione al bicipite. Quindi non è nemmeno un massaggio a caso. Ora, ad esempio, i muscoli paravertebrali, quelli superficiali, non quelli profondi, appartengono alla catena PM. Alcune scuole dicono che quando massaggiamo questa muscolatura paravertebrale superficiale, non quella profonda, bisogna andare verso l'alto. Porti sangue al cuore, ok, va bene. Però se il nostro obiettivo è quello di andare a massaggiare questi paravertebrali per dargli anche una riprogrammazione muscolare, in teoria il massaggio va fatto dall'alto verso il basso, perché i muscoli PM hanno punto fisso in basso e quindi vanno massaggiati verso il basso per essere riprogrammati. Quindi ci sono tante cose da tenere in considerazione quando ci approcciamo a una persona, sia dal punto di vista psicocomportamentale, che poi ci va a indirizzare su quali sono i muscoli principalmente tesi, sia dal punto di vista della valutazione, sia biomeccanica vera e propria, che poi successivamente del trattamento. Quale potrebbe essere il trattamento migliore? Quale tecnica potrebbe essere migliore? Su quale zona del corpo concentrarci, o quantomeno da dove partire con il nostro trattamento per vedere dove poi possiamo proseguire. Non è a caso, non è io ho dolore qui, comincio qui. Magari se la tua catena miofasciale dominante è una PAP e tu hai una lombalgia, il trattamento partirà dal collo. Dice: ma io il dolore ce l'ho alla lombare. Sì, ma la PAP comincia a destrutturare il corpo dalla cervicale. Quindi se tu hai un dolore qui e sei una PAP, il trattamento comincia dalla cervicale. E ci sono delle persone che voi cominciate a trattare la cervicale
ancora prima di arrivare alla lombare, perché poi c'è arrivata la lombare, dicono, sa che mi sento già meglio? Ok? Quindi, magari sono cose che già fate e già sapete, nel senso che le avete viste con l'esperienza, ma magari vi manca, dice, ma perché? Ma quando? Ma perché con quello sì e con quello no? Ok? Quindi, all'interno del corso, che poi l'ho detto a Carmen, il corso lo possiamo strutturare, il programma, come vogliamo, nel senso che in base alle vostre esigenze possiamo mettere più l'accento sull'anatomia, possiamo mettere più l'accento sull'aspetto psicocomportamentale, possiamo mettere più l'accento sulla valutazione, possiamo gestirlo come vogliamo, nei limiti del tempo, nel senso che considerate che per fare un corso completo sulle catene miofasciali, dove ho insegnato fino all'anno scorso, erano 33 giorni. Però. Dove ogni catena miofasciale, ogni singola catena miofasciale, veniva spiegata in 3 giorni. Ok? Quindi si può fare tutto quello che vogliamo. Logicamente, quando si decide qual è l'obiettivo comune, alcune cose verranno trascurate, nel senso che non si può spiegare ogni singolo muscolo di ogni catena miofasciale se poi alla fine vogliamo anche inserire qualcosa di trattamento, ma non si può inserire nemmeno ogni singolo muscolo se poi vogliamo finire tutto quanto il programma. Quindi si può fare una valutazione, una descrizione in generale, dire quali sono magari i perni primari, quindi da dove partire, dire con quali tipologie di trattamento entrano più in risonanza, fare l'osservazione per cercare di capire quali sono i dettagli, come trovo una scapola in AL, come la trovo in PAP, come trovo la zona lombare in PAP, come la trovo in PM, ok? Quindi tutte queste osservazioni poi ci portano a poter capire qual è la prima catena da andare a trattare e fare anche magari delle ipotesi di trattamento. Poi, sulla base delle indicazioni che io vi posso dare, voi già nel vostro, a vostro favore, avete un sacco di frecce che magari per ora tirate a volte facendo centro, a volte no, perché magari non sapete bene indirizzarla e come, quale freccia prendere. Quindi all'interno del corso magari si può fare un po' di chiarezza su qual è il punto da dove cominciare il trattamento, quali sono le tecniche più adeguate ad un paziente rispetto ad un altro e capire quali sono visivamente i segni che possiamo trovare nelle varie catene. Questo magari è un'idea di possibile strutturazione del corso. Se poi voi, qualcuno dice, no, ma sai, a me non interessa il perno primario, io so dove cominciare, però a me interessa più capire l'anatomia, perché il trattamento già lo so fare. Va bene, si struttura un corso più sull'anatomia. No, ma a me interessa di più la valutazione. Va bene, quindi il corso poi lo possiamo strutturare come vogliamo, ok? Possiamo porre l'accento più su una cosa o più su un'altra. Non può essere un corso completo a 360 gradi su tutti quanti gli aspetti delle catene psicocomportamentali miofasciali. Sono veramente tanti, tanti, tanti. Ora come ora ne ho strutturato uno di 4 giorni per degli studenti universitari a Lugano e oggi è finita la seconda giornata di corso, erano frullati. Okay, ci credo, ci credo. Le nozioni erano e sono veramente tante. Loro volevano più nozioni possibili e quindi io sto cercando di dare più nozioni possibili. Però è tosta da seguire, ok? Quindi per dirvi che lo possiamo veramente gestire secondo le vostre esigenze. Se avete qualche domanda nello specifico, fate pure. Ecco, qui volevo solo dire una cosa, se appunto
siete interessati, poi magari mi contattate e dopo decidiamo effettivamente su cosa concentrarci. Adesso noi abbiamo fatto, Giuseppe ci ha fatto un programma, però come ha detto possiamo valutare se c'è qualcosa che ci interessa di più o meno e tralasciare magari qualcos'altro. Quindi adesso se avete... basta saperlo una settimana prima, così vi cerco di rendere la lezione più fluida e più snella possibile, e basta, mi basta saperlo quello una settimanina prima, così mi organizzo. Ma quando sarebbe il corso? È il 28 e 29 di gennaio. Sono sabato e domenica, Carmen. Sabato e domenica. Io lo seguirei molto volentieri, ma lavorando non posso. Una domanda, ma se appunto volessi farlo più incentrato sulla valutazione e sull'anatomia, no? Più o meno di quante ore sarebbe? O giorni? Anatomia, tu intendi che vuoi una conoscenza approfondita di tutti i muscoli di ogni catena miofasciale? Sì. Allora... Allora rifacciamo tutto. Quindi, senza però la parte di trattamento? No. Valutazione e anatomia. Ok. Allora, tu considera ogni catena miofasciale era 3 giorni. Diciamo che secondo me, in modo anche chiaro, in una giornata piena, riesco a darti le informazioni che tu vuoi su ogni singola catena miofasciale, quindi 5 giorni, una giornata piena. Se vogliamo andare nel dettaglio muscolare e della valutazione, eventualmente, Giuseppe, potremmo anche pensare una cosa che non abbiamo pensato, è quella di farla in più moduli, eventualmente. Come preferite. Se si fa in più moduli, basta capire in quanti moduli si vuole fare, e così lo si suddivide con un criterio logico. Certo. Ma sì, anche magari facendo una vista completa, partendo magari più da APPA, così già dall'inizio ne prendi una versione un po' più completa, se si parte ad esempio da APPA, che è quello più grande, comunque. Quello più grande che vuol dire? Come zona da lavoro, giusto? No, cioè tutte le catene vanno dalla testa ai piedi. Ok. La PM parte dai flessori delle dita, flessori plantari delle dita del piede, e arriva qua, passando da dietro, e arriva qua. La M è quella che ti può creare una tipologia, perché ce ne sono due, una tipologia di alluce valgo, ed è quella che ti può creare una retrognazia, la mandibola indietro. Quindi stiamo parlando sempre dal cranio al piede. Quindi ci sono tutte quante le catene miofasciali in tutto il corpo. Non esiste una zona del corpo dove non c'è una catena miofasciale. Io ho delle fantastiche schede. Tu hai delle fantastiche schede. Vedete? Schede che sono miste, quelle schede là, però. Questa è ALPL. Vai a vedere. Da una parte PL e dall'altra L. Allora, no. Fammi vedere un attimo, scusa. Leggo, nella mia ignoranza. Io mi attengo a leggere. Sì, perché stavo... No, c'è l'osso temporale, sì. No, l'hai spostato, non vedo più. Aspetta.
Allora, c'è il grandentato, sì, c'è il trapezio superiore, sì. Forse non capisco se ha ammesso anche l'elevatore della scapola, non fa parte dell'APL. Ma L'ho dici detto. quella alla mia destra? Quella di spalle. Quella di spalle ha messo sul lato destro un elevatore della scapola che non vedo. Aspetta. Vabbè, comunque, Comunque sì, ci sono. sì, La maggior parte sì. non lo so. Ma perché poi ci sono delle piccole differenze tra gli autori, però fondamentalmente sì, la maggior parte dei muscoli sono quelli indicati là. Allora, a me non lo Ok. so. Sì, c'è l'elevatore della scapola. L'elevatore della scapola fa parte della PAP. No, aspetta. Ma non riesco a capire. Vabbè, ci devo guardare meglio, scusate. Comunque. Va bene. Allora, io Giuseppe ti volevo fare un sacco di domande, ma alla fine hai risposto a tutte le domande che io volevo farti, quindi hai dato, penso, Un quadro generale. un quadro generale della situazione. Quindi se qualcuno per caso ha qualche domanda, magari la facciamo adesso e eventualmente dopo, come vi ho detto, magari mi scrivete in privato, eventualmente anche quello che volete fare, poi vediamo se è possibile farlo o meno. Io, siccome a me piacerebbe seguirlo questo corso, ma sono impossibilitata perché il sabato e la domenica lavoro, non ci sarebbe un'opzione di poterlo vedere in streaming o non lo so, cioè da remoto e in differita? Carmen, tu devi. No, per me si può fare, nel senso che registriamo e non c'è nessun problema. Però deve essere d'accordo Giuseppe. Poi va bene, l'unica cosa è che poi ci sono delle piccole accortezze per quanto riguarda alcune immagini e il copyright, quindi a parte quello, nessun problema. Ok. Ecco, sì. Una cosa che a me è piaciuta molto e anche a Alessio è la parte insomma, psicocomportamentale e quindi per me se fosse dedicato a me o comunque lo dovessi fare per me lo farei specificatamente su questo perché secondo me è un po' quello che ci accomuna, no? Nei nostri operatori olistici, quindi anche sapere qual è l'effetto, come diceva prima, se una persona magari ha bisogno di affetto, sapere come ci si comporta in quel caso, qual è la catena predominante, eccetera. Anche perché l'aspetto psicocomportamentale è quello che genera tutto. Quindi, Esatto. È interessantissimo questa cosa. Scusa se mi intrometto, ma è interessantissimo secondo me, proprio perché almeno io lavorando, soprattutto in quest'ultimo periodo, mi accorgo che a livello psicosomatico succedono parecchie cose, no? Come hai detto tu adesso, è l'inizio, no? E quindi andare direttamente al perché, secondo me, è molto interessante. Cioè, se fosse per me, io andrei principalmente, visto che parlavamo di accenti, dove mettere gli accenti, io lo farei su quello, se fosse per me, ecco, io ho solo detto la mia. Sì. Anche a me interessa molto quell'aspetto. Che poi Sì. l'aspetto psicocomportamentale non esclude l'aspetto biomeccanico, perché l'aspetto psicocomportamentale è quello che ti spiega perché avviene qualcosa dal punto di vista biomeccanico. Perché altrimenti io ti Esatto. posso fare l'elenco di tutti i muscoli della L, della PL, della bla bla bla, però perché si attivano? Perché, Esattamente. ok, quindi anche quello è importante. È un po' anche la nostra filosofia, no? Partire un attimo dal punto centrante e poi muoversi di conseguenza. Quindi credo che sia un punto focale.
c'è chi magari è più tecnico, ha bisogno di più informazioni a livello anatomico e altro, e chi come me magari è più emotivo, emozionale, quindi ha bisogno di sapere prima quella cosa lì e poi per poi passare poi al trattamento più personalizzato possibile. Okay. Io sono d'accordo, anche perché è proprio la nostra professione, voglio dire, di anatomia ci mancano talmente tante nozioni. Bravissimo. Che, ecco, cioè, si aprirebbe il vaso di Pandora ogni volta che trattiamo un argomento, e invece proprio per rimanere nei confini della nostra professione, fare una lettura dal punto di vista, cioè partendo dalla vista, quindi capendo con quali atteggiamenti visivi si presenta una persona che può rientrare in una, nell'altra o nell'altra personalità, e identificarla con la disfunzione di quella catena, per me è il taglio che io darei, cioè, o come lavorerei con il mio ricevente. Cioè, parto dall'osservazione, quindi so con quale a quale caratteristica caratteriale si riferisce e quindi su quale catena andare a lavorare. Poi, come diceva Giuseppe, capire qual è la madre o qual è l'organo o il muscolo che sta urlando per chiamare in aiuto un altro, quindi partendo da quell'altro. Addirittura l'aspetto psicocomportamentale lo potete capire prima che il paziente arrivi in studio dalla telefonata. Una telefonata fatta alle 10 di sera di sabato, una catena AL non ve la farebbe mai. Una catena PL sì. Una telefonata di 10 minuti per spiegarvi che ha bisogno di aiuto, una catena PM non ve la farebbe mai. La catena PM è molto sbrigativa, vi farebbe una telefonata brevissima. La catena AL, durante la telefonata, che vi farebbe solo in orari lavorativi, chiedendovi se vi sta disturbando oppure no, vi farebbe una descrizione dettagliata di qual è il suo problema. Quindi, addirittura, se vogliamo proprio andare ad esagerare, l'aspetto psicocomportamentale lo possiamo intuire dalla telefonata. Che meraviglia. Un paziente bellissimo. AL bellissimo. Arriverà in studio in anticipo. Il paziente PM entrerà in studio già di corsa e vi chiederà quanto ci vuole per finire, perché ha una riunione dopo. Il paziente PL arriverà in ritardo e non vi saprà dire nemmeno il motivo per cui è venuto da voi. Il paziente AM viene da voi e ritorna da voi perché vuole un sacco di coccole. E magari vi porta quel dolcetto che ha appena sfornato pensando a voi. Che carini. Io voglio quell'idea. Per i dolcetti, Carmen. Certo, ovvio. Quindi l'aspetto psicocomportamentale si può capire e associare alle varie catene miofasciali ancora prima di andare a guardare una scapola o di andare a guardare un bacino. Ma questo fa comunque tutto parte anche della valutazione.